Buonasera vecchi cuori rossoneri. Allora, giusto un flash per vabbè, vi ho scritto in community che il ritiro quest'anno sarà un po' diverso causa Covid, quindi non ci sarà un ritiro vero e proprio, nel senso che i giocatori non entreranno tutti insieme il 24, o meglio, entreranno tutti, ma saranno subito divisi in vari gruppetti. Ci saranno degli allenamenti stile l'anno scorso, stile finale dell'anno scorso, quindi vari gruppetti. A raduno, ahimè, si presenteranno solo i giornalisti, quindi ragazzi, per lo striscione toccherà aspettare, lo faremo, ma toccherà aspettare a presentarlo. Nel frattempo, quando sarà pronto, lo userò io per farmi da sfondo ai miei video. Sappiate che è tutto fatto, il posto ce l'abbiamo, quando ricominceremo ad andare allo stadio avremo il nostro striscione allo stadio. Questa è cosa di oggi. Niente ragazzi, quindi abbiamo parlato un attimino del ritiro, che sarà un falso ritiro, poi ci saranno in programma delle amichevoli se non mi sbaglio. Queste sono cose che ho saputo oggi o perlomeno adesso. Ha parlato Stefano Pioli e Stefano Pioli ha ribadito quello che io vi dico tutti i giorni. Il Milan ha bisogno di pochi innesti mirati. Pochi innesti mirati. Quindi ragazzi, più o meno sappiamo quello che vuole dire Pioli. Pioli vuole sicuramente un esterno destro, un centrocampista avanzato di destra da alternare a Castiglieco. Più facilmente un titolare di buona qualità quindi penso che la maggior parte dei soldi andranno spesi lì. E quindi ad oggi io vi dico che Federico Chiesa potrebbe essere il nome più plausibile per quel ruolo. Un centrale difensivo, ma il centrale difensivo potrebbe essere anche potrebbe essere Milenkovic, ma non è necessario prenderlo adesso. Perché comunque la difesa è il centrale per la difesa per quanto riguarda i centrali è anche abbastanza coperta. Il terzino destro è sicuramente deve arrivare perché Conti è stato chiesto anche lui dal Torino, ma il Milan l'ha dato come incedibile. Sicuramente il Milan sta anche aspettando a fare delle cessioni tipo quella di Krunic, perché bisogna comunque a centrocampo abbiamo bisogno di qualcuno. Niente ragazzi, era giusto per precisare queste due cosette. Sto aspettando un attimo a fare la live perché sto guardando che le visualizzazioni degli ultimi video sono abbastanza basse, quindi magari siete indaffarati chi ha iniziato a lavorare e chi o magari qualcuno che è ancora al mare. Quindi la live la faremo stasera, adesso faccio la premiere, vediamo un po' per farvi arrivare la comunicazione, ma presumo che verso le 11 faremo la live. Ci sentiamo più tardi, ragazzi, era un video flash, a dopo, ciao a tutti!